stati valutati per il talento che si ha, perché è assurdo che si debba mendicare quando invece ci sono dei talenti. Guardate, l'unico aspetto positivo a mio avviso di questa situazione è che siamo in una situazione talmente distruttiva che abbiamo il dolore che veramente si utilizzino e si sfruttino le competenze e i talenti veri. Un altro passo in questa nostra riflessione, quella relativa agli esodati, ne abbiamo cominciato a parlare già in qualche puntata fa e mi hanno scritto davvero in tanti che vivono questa situazione così difficile. Vi faccio ascoltare questa testimonianza e poi spieghiamo ulteriormente che cosa significa questo termine. Il protagonista si chiama Carlo ed è stato intervistato per noi da Mietta Albertini. La storia comincia il 11 di novembre, quando d'accordo con la mia azienda decidiamo di dividere le nostre strade. Concordiamo la mia uscita in previsione di una pensione che dovrebbe avere effetto da novembre 2012 come diritti e come, poi si aggiunge la finestra, e quindi da novembre 2013 l'assegno di pensione. Viene depositato questo accordo al sindacato il giorno stesso. Nel documento di conciliazione c'era che io mi sarei fatto le ferie sino a marzo del 2012 e poi quella sarebbe stata la data di cessazione del rapporto di lavoro. All'inizio dicembre, con la riforma delle pensioni, il mio traguardo delle pensioni è stato spostato a novembre del 2016. Lo trovo un atto assolutamente vessatorio e non equo. Ci sono dei casi molto più gravi all'interno del comitato degli esodati. C'è della gente, ci sono degli operai, degli impiegati, dei dirigenti che hanno visto spostare il traguardo di 5-6 anni. Il comitato degli esodati è un comitato spontaneo che è nato grazie a internet. Parliamo di 100-150 mila persone che non hanno come dire, certezze, sono lì a galleggiare in questo momento. Ecco, è un problema sociale importante. Quello che noi chiediamo è che sia la data della firma. Situazione è insostenibile per un paese civile. In Inghilterra a 10 anni dalla pensione non si possono più toccare le persone che